Wahey Kuj, ben ritrovati da vostro Andrenico, tu non sei la Zvela mentre lampo folgorante. Nello scorso episodio Nelly ci ha detto che il nostro nonno è ancora vivo e quindi cerchi di andare al porto di Liyokot per capire su alcuni membri della squadra italiana che stavano bisticciando una cosa del genere. Quindi vediamo cosa c'è da fare. Ah, probabilmente loro se ne vanno. Aspettate, dove credi di andare? Scusa Paolo, ma questa non è una partita ufficiale, non vogliamo farci male. Ah ok, quindi oggi è il giorno della partita contro la squadra di Raid Arc, il Team D. Rifiutandoti di giocare regaleresti a Mr. D la vittoria, dobbiamo affrontarla tutti insieme. Eh? Chi sei tu per darci ordini? Tu non sei il capitano. Veramente è lui. In assenza di Tetoshi. Cosa succede Paolo? Ciao Capitano Evans, si tratta di Mr. D. L'altro giorno dopo averci incontrato è arrivato il Team D. In tono minaccioso ci hanno intimato di non affrontarli. Abbiamo ignorato le loro intimidazioni, ma poi c'è stato un incidente. Dei tronchi sono caduti sul nostro portiere Gigi, ferendolo. E ora alcuni nostri compagni hanno gettato la spugna. Dicono che non vogliono giocare contro il Team D. Siamo solo in 7 e non ce la faremo mai a vincere contro il Team D domani. Paolo. Pensa. Posso dirmi la tua squadra? Non è una partita ufficiale, quindi non dovrebbero esserci problemi, giusto? Davvero? Ma non possiamo chiederti un favore così grande. Raid Arc ha creato problemi a tutti noi, Paolo. Non possiamo fargliela passare liscia. E infatti è quello che faremo. E poi vogliamo che siete voi a rappresentare l'Italia. Vogliamo affrontare la vostra squadra di fronte al mondo intero. La partita che c'è ora è abbastanza carina. Grazie, Capitano Evans. Perché c'è un giocatore in particolare. Beh, se quello è il piano, allora contate pure su di me. Jude, sei davvero pronto ad affrontare Raid Arc? Non preoccuparti per me. Devo pormi alle sue angherie e chiudere questo capitolo una volta per tutte. Per come stanno adesso le cose, la partita contro l'Argentina è tra 2 giorni. E non riesco a concentrarmi. Ci sono anch'io. Non azzardatevi ad affrontare Raid Arc senza di me. Il tuo aiuto sarà prezioso, David. Bene, siamo in 10. Ce ne manca solo uno. Beh, immagino che dovrò offrirmi volontario. Questa è l'occasione per pareggiare i conti con Raid Arc. Non ho intenzione di restare a guardare. Caleb, ma tu? Perché mi guardi così, Jude? Pensi ancora che sia in combutta con Raid Arc? Potrei non essere l'unico sospetto. Non vorrete iniziare di nuovo con questa storia! La cosa che conta adesso è avere una squadra al completo, grazie. Paolo, tu e la tua squadra potresti stare con noi nei nostri alloggi, che ne dici? Buona idea, sarebbe troppo rischioso per voi osservare nell'area italiana con Raid Arc nei paraggi. Sei sicuro che non creeremo problemi, Capitano Evans? Figuriamoci, saranno tutti felici di vedervi, forza andiamo! Troppe volte in tutta la serie viene detto forza andiamo. In questa più delle altre. Va bene, quindi torniamo agli alloggi con gli italiani, non negli alloggi italiani. Ok, dunque, vediamo un po'. Giappone e alloggi. Quindi prima dobbiamo prepararci per la partita e poi fare la partita. Ma la partita a me personalmente piaciucchia abbastanza quella che c'è ora. Perché c'è un giocatore in particolare. Bentornato Mark. Un momento, ma voi non siete... Sì, quando parlano muovono le gambe. Capisco. Beh, se è così faremo del nostro meglio per esservi d'aiuto. Saremmo felici di ospitarvi prima della partita di domani contro il Team D. Fate come se foste a casa vostra. Grazie mille. Ho un mucchio di cose da chiederti, Paolo. Voglio sapere tutto del calcio in Europa. Perché non possiamo mangiare prima? Spero che la cena sia il tuo gradimento, Paolo. Ah, allora cibo giapponese, che buono! Ho un amico giapponese, sai? Davvero? Ma guarda un po'. Un amico giapponese che ha militato in una squadra italiana. C'è qualcosa che ti preoccupa, Celia? Jude è sparito, mi chiedo dove sia andato. Aveva detto che andava nell'area argentina per sistemare una faccenda. Per quale motivo sarà andato lì? Credo sia solo una scusa. Conosco mio fratello, avrà bisogno di stare un po' da solo per riflettere. Sono preoccupato, Capitano Evans. Jude non dovrebbe restare da solo, è rischioso. Dobbiamo andare a cercarlo. Ha ragione, spero che non gli sia successo niente.
Jude Sharp ha lasciato temporaneamente la squadra. Chissà dove sarà andato. Ed eccoci allora nell'area argentina. Andiamo sul viale. Iniziamo dal viale. Potrebbe stare qui. Oh, una ragazza qua. Sta succedendo qualcosa laggiù. È bello che aggiungono personaggi che ti diano testo. Ulteriore testo. Con il vecchietto. Ah no, forse con quello. Guarda questa statua. No, non voglio saperlo. Ecco lui, il tizio che sa tutto. Ah, di nuovo tu. Quel ragazzo laggiù è un tuo amico? Che cosa starà tramando Ray Dark? Di certo, nulla di buono per il gioco del calcio. Sharp! Voglio che tu ti unisca a me ancora una volta. Sono stato io ad insegnarti tutto sul calcio. Tu sei la mia creazione. Ray Dark, dov'è? No. È solo la mia immaginazione. Sogno che gli permetto di farmi questo. Non mi sono ancora completamente liberato del suo influsso malefico. Cos'è, il trionfo dell'autocommiserazione? E pensare che una volta eri capitano della Royal Academy. Caleb, che cosa ci fai qui? Il motivo non è importante. Vediamo come te la cavi con questo passaggio. Che ne dici di fare un po' di allenamento? Magari ti aiuta a distrarti un po'. Grazie per l'interessamento, ma non gioco con chi prende ordini da Ray Dark. È un bel fegato a dire una cosa del genere. Ray Dark è stato visto in compagnia di un tale spiccicato a te. E se fossi tu a prendere ordini da lui? Quello non ero io. Come siamo suscettibili. E tu invece, come faccio a essere sicuro che tu non sia coinvolto nei piani di Ray Dark? E se tu intendessi sabotare la partita? Dimmi, perché vuoi vincere l'FFI? Per sentirti più forte e importi sugli altri? Quale tipo di forza cerchi esattamente? Quella che ti può dare Ray Dark? Bah, pensala come vuoi. Mamma mia. Non è bello vederli litigare. Capitano Evans, raccontami altro su Mr. D. Come fa a mettere contro due giocatori della stessa squadra? È facile. Quindi questa è la verità su Mr. D. Tu sei un ottimo capitano. Pensi sempre ai tuoi compagni. Basta guardare la tua squadra per capire quanta fiducia ripongono in te. Mi ricordi un po' il nostro capitano? Grazie. A proposito, lui dov'è? Al momento non c'è. Lo sostituisco io finché non sarà tornato. Lui c'è sempre quando ne abbiamo bisogno. Un giorno diventerà un giocatore del suo livello. Adesso basta! Beh, pensi di potermi dare degli ordini? Ah, sono ancora lì che litigano. Devo farli rientrare negli alloggi. Mark! Sì? Capitano Evans, posso chiamarti Mark? Certo che puoi, Paolo. Grazie, Mark. Allora, torniamo nei vostri alloggi? Jude Sharp può unirsi, vuoi rimetterlo? No, lascio stare, non mi piace. Appena posso lo levo e metto i Toshi Nakata. Non che non mi piace avere Jude di squadra, però se metto i Toshi e Torres, dei sacrifici devo farli. Torniamo ai nostri alloggi, allora sembra che gli animi si siano calmati. Anche se non del tutto. Vediamo un po', seria. Bentornato, Mark. Sei pronto per riposarti un po'? Domani affronterai Ray Dark. Tieni d'occhio Jude per me. Beh, buonanotte e sogni d'oro. È giunta l'ora della partita con il famigerato Team D. Signor Inman, allenatore Travis. Allenatore Inman, dobbiamo andare. Fate attenzione, Ray Dark è un avversario pericoloso e imprevedibile. Mi piacerebbe assistere alla partita, ma i vertici del direttivo dell'FFI vogliono vedere me e l'allenatore Travis. Ah, Mark, per fortuna ti ho trovato. Brutte notizie, si tratta di Darren, ha avuto un crollo fisico. Che cosa? Mi spiace, Mark, domani c'è una partita molto importante. Io non trovo meglio da fare che crollare come una pera cotta. Ti sei strapazzato troppo, amico mio. Tutto quell'allenamento ti ha logorato.
Ma perché, Darren? Perché ti sei allenato così duramente? Io non sono come te, Mark. Non ho una tecnica tutta mia. Ero arrabbiato con me stesso. Temevo di non essere abbastanza bravo. A che serve uno che non sa fare altro che copiare tutte le sue tecniche? So come ci si sente, Darren. Anch'io mi sono sentito così quando mi sono reso conto che stavo semplicemente copiando le tecniche di mio nonno. Ma in fondo che c'è di male? Se ammiri un giocatore non c'è nulla di sbagliato nell'imitare le sue tecniche. Darren, a essere sincero, mi fa molto piacere che tu usi le mie tecniche. Davvero? Dai, Darren, devi continuare a credere in questo sogno, ce la farai. Riuscirai a sviluppare una tecnica tutta tua. Hai ragione, non arrenderti, Darren. Appena ti sarai rimesso in sesto, ritorneremo a lavorarci. Grazie, Mark. E tutti voi, ragazzi. Non c'è nessuno che motivi le persone come Mark Evans. Gli dobbiamo molto, questo è sicuro. Ogni volta che Mark fa un discorso, lo spirito di squadra aumenta. È un talento naturale. Forza, ragazzi, abbiamo una partita da giocare. Tieniti pronto, Team D, stiamo arrivando! La partita si terrà a campo dell'area italiana. È il nostro campo, non permetteremo a nessuno di portarcelo via. Forza! Forza, Jude, forza, David, forza, Caleb, forza, Paolo! Fategli vedere di cosa siete capaci! Ora può citare a campo dell'area italiana! Che bello! Jude, Caleb, David, siete pronti? Forza, ho bisogno di voi! Oh, devo metterli in squadra. Eh beh, ce l'ho tutti, sì. Devo solo metterli in squadra. Ah, ok, ho capito. Devo solo cambiargli posto nel team che mi segue. Oddio, dove siamo? Secondo piano qua. O primo, quello che è. Sì, ha un piano solo. Piano terra e primo piano. Quindi ha due piani. Però quando vai sopra si dice primo piano, se ce n'è solo. Vabbè, insomma, andiamo, va che è meglio. E Italia, dov'è l'Italia? Guarda qui. Campo da calcio. Nel frattempo, gli altri giocatori dell'Inazuma Japan sono impegnati negli allenamenti. Vedo che ti sei rimesso in sesto, Darren. Non potevo restarmene a letto mentre Mark e gli altri fanno la loro parte sul campo. Ascoltate, ragazzi, quello che sto per dirvi non vi piacerà. Che succede? Abbiamo ricevuto un messaggio dal direttivo dell'FFI. Cioè? Cosa? Sta scherzando, vero? Aspetta che lo venga a sapere Mark. Va bene, vorrei saperlo anch'io però. Il prima possibile. Affronta il team D, direi Dark. Ah, sta lì. Guarda un po', se parlo con questo mi dà delle scorte. Che in realtà penso servano solo a rifornirci noi, non è che me le fa usare per tenermele dentro lo zaino. Ok. Eccoci qua, Ray Dark. Ci siamo. Sei proprio tu, Ray Dark? E È io chi sarei? un po' che non ci si vede, Jude. Ray Dark, quindi è lei. Jude Sharp, il mio capolavoro. Sapevo che saresti venuto. Sono venuto qui per avere delle risposte. Mi ascolti attentamente. Santo cielo, ti esce fumo dalle orecchie! Non ti avevo insegnato a mantenere la calma e non farti offuscare dalla rabbia? Bene, Mr. D, non gliela faremo passare liscia. Rappresenteremo la nostra nazione, vinceremo noi! Potresti farli tacere? Sì, comandante. Ma lui è. Eh? È tale quale Jude! Ah! Siete patetici. Non siete neanche in grado di schivare una scivolata elementare come questa. Non hai ancora visto niente, Sharp. Permettimi di presentarti la mia ultima e più grande creazione. Giulio Acuto. È più intelligente, più veloce e più forte di te, Sharp. Lui rappresenta il progresso e il futuro. Tu ormai appartieni al passato.
Non credevo che potesse arrivare a tanto. Quindi arrestò Siri Jude, quel clone infame che ha rapito il nostro allenatore. Con il team D otterrà primo posto nell'Olimpo calcistico ed eliminerò questo sport dalla faccia della terra. Il passato che state per perdere finirà per distruggere il vostro futuro. E la sua promessa, Mr. D? Aveva detto che il vincitore avrebbe rappresentato l'Italia. Non preoccuparti, manterrò la mia parola. Nel calcio conta solo la vittoria, non c'è posto per i perdenti. Ah, ancora con questa storia! Jude Sharp, farai in modo che questa partita sia quella che segnerà il tuo congedo. Noi siamo la squadra perfetta che realizzerà la visione del nostro comandante. E io sono la punta di diamante. Fatemi sapere quando dovrete dare via alla sfida. Giulio Akuto, in realtà il nome è vero, o meglio, se andiamo a vedere il nome giapponese è Demonio Strada. Demonio Strada è il nome un po' storpiato, attenzione, mo vi spiego anche, di Jude Sharp, Kido Yuto. Kido Yuto, scritto Kito Yudo, è appunto Demonio Strada, ma cambia pochissimo. Kido Yuto, ovvero Jude Sharp in giapponese, va scritto con Kito Yudo. Dopo il kanji si legge in modo differente. Però vi rendete conto di quanto ci studiano sui nomi a level 5? È una cosa impressionante. Non capisco perché in Italia abbiano lasciato Diavolo. Diavolo, perché sì, sembra il diavolo. Ok, c'ha le corna e tutto. Ma Demonio Strada Giulio Akuto. Il nome Kido Yuto può anche essere... c'è una parte del nome di Kido Yuto che si può leggere come alto, stridente o acuto, ma proprio se vogliamo proprio vederla noi in questa maniera. Quindi diciamo che Level 5, lavorando accanto a Nintendo, Nintendo gli ha detto: guarda, chiamiamolo Giulio Akuto perché a noi ci rompono i gabbasisi, per non dire una parolaccia, del fatto che si chiama Demonio Strada, e quindi loro lo vendete prodotto. Sì, ok, allora mettetegli il nome che vi pare. Andiamo avanti. Misuriamoci col terribile team di temibile, terribile, aberrante. Credo che rimarrete a bocca aperta quando vedrete Giulio giocare. Perché è uguale a me? Perché, cioè, uguale a me, uguale a Jude Sharp? Ha una fiducia illimitata nelle sue capacità. Per lui la vittoria è un dato di fatto. Non si può dire lo stesso di te, Sharp. I tuoi successi appartengono ormai al passato. Quando arrivo alla regia. Ma che stai dicendo? Abbiamo sconfitto gli alieni. Stiamo andando alla grande nel campionato. Oh. No, a torto marcio. Ho imparato più da Mark e della nostra squadra che in tutto il tempo passato alla Royal. A chi vuoi darla a bere? So bene che in fondo al tuo animo domina ancora la mia volontà. È inevitabile perché ti ho creato io. Ma io non capisco perché ridono sempre così malvagi. Una risata normale tipo... tipo questa, bella, a pieni polmoni. È stato lui, ah. Ehi, Jude. Questo è per te. Wow! Ah, che male! Che cosa ti salta in testa? Sto cercando di farti ragionare. Ma era bello potente, mamma mia, proprio... Shbam! Vedi, Jude, sei sempre così occupato a elencare agli altri i loro errori che non riesci a vedere le cose più semplici. Noi siamo gli unici che possono sconfiggere Raid Arc. Non l'hai ancora capito? Che ne dici, Jude? Vuoi usare quella tecnica? Quella tecnica? Non starei parlando del pinguino imperatore numero uno! Bah, figurati, sarebbe come scherzare con il fuoco. Ma se riuscissimo a equilibrare la potenza del pinguino imperatore numero 1 e numero 2? Non pensavo che potesse esistere una mossa del genere. Aspetta, vuol dire che quando palleggiavamo tu in realtà ti stavi allenando su una leggendaria tecnica speciale? Pensi che davvero che potremmo riuscirci? Il pinguino imperatore numero 3? In teoria è impossibile. Mi è venuto un brivido lungo la schiena quando mi sono imbattuto in Raid Arc l'altro giorno. Poi ho capito che voglio che si rimangi le sue parole. Si pentirà di avermi chiamato dilettante insulso.
Per questo ho deciso di imparare la tecnica impossibile, i pinguini imperatore numero 3. Il mio problema era allenarmi sull'isola senza che Ray Dark lo venisse a sapere. Temevo che ci avrebbe spiati e che la sua squadra avrebbe perfezionato la tecnica prima di noi. Volevo mescolare le carte in tavola, facendo credere a Ray Dark che ero pronto a tradirvi e a pugnalarvi alle spalle. Ma perché non hai detto niente? Perché non ci hai detto come stavano le cose? Beh, e se anche io avessi detto la verità, sei sicuro che mi avreste creduto? Ma cosa importa? Sono sempre e comunque la pecora nera della squadra, no? Caleb. Ed è stato divertente vedere la faccia di Jude quando pensava che fossi in combutta con Ray Dark. Oh, Caleb, come puoi dire cose del genere? Ascolta, Caleb. Mi dispiace di aver dubitato di te. Jude. Bah, non abbassare gli orecchi in quel modo, Jude. Non ti si addice. Preferisco lo spocchioso saputello di sempre. Senti, Jude. Se sei così bravo come penso, possiamo padroneggiare Pinguini Imperatore numero 3. Sì, perché no? Vale la pena fare un tentativo. Spero solo che tu riesca a stare a passo, Caleb. Ehi, voglio provare anch'io! Se seguiamo la tecnica in 3, il successo sarà garantito. Si fa sempre in 3 pinguino, tranne il numero 1. Ci pensiamo noi, comandante. Quelli non meritano neanche di giocare con noi nello stesso campo. Sullo stesso campo, ho letto male. Sì, non sottovalutateli, soprattutto Mark Evans. È nipote di David Evans. Potrebbe sempre tirare fuori un asso della manica. Il programma clona abilitati ha conferito poteri insuperabili, fanne buon uso. Non accetterò altro che la vittoria. Se mi deludi, avrai rinunciato al tuo diritto di esistere. Sono stato abbastanza chiaro? Sì, signore. Allora siamo pronti a iniziare la battaglia? Forza, la sfida inizia! Intanto bevo. Mark, sei sicuro di voler usare questo schema? È meglio valutare bene le nostre possibilità prima di cominciare a giocare. Va bene così, sì, va bene così. Ho solo modificato la disposizione dei miei giocatori. Parapampam! Team D vs. Orfeo. Sì, secondo me va bene così. Non c'è nulla che mi dispiaccia. Hanno nomi di pietre preziose. Perla, amatista, già iniziamo bene. Ametista, topazio, smeraldo, diamante, granato. Turchese, agata. Sì, agata, zaffiro. Lapis, lazuli. E acuto. Non ha senso. Iniziamo già subito. Cosa? Abbiamo già perso la palla! Non stiamo giocando con la nostra solita squadra, questa cosa non funziona. Noi siamo la squadra suprema del comandante. E questo è un tiro supremo. Attenzione! Oh, X addirittura! Wow. Mamma mia. Grazie a me, che sono il giocatore perfetto, il pinguino imperatore si è evoluto nella sua forma finale. Ricordati, Sharp, io sono il tuo passato e non potrai mai sfuggirmi. Basta così, non voglio ascoltarti. Non posso cambiare il mio passato, ma posso decidere il mio futuro. Sono stato io a crearti e ora devi tornare a casa. Il tuo futuro è qui con me. Qualunque sia il mio destino, sarò io a scegliere la mia strada e voglio condividerla con Mark e gli altri. Caleb, David, diamoci da fare. Andiamo. Tenetevi forte, abbiamo qualcosa da mostrarvi. Preparatevi ad ammirare il pinguino imperatore nella sua versione finale. Rimarrete senza parole. Guarda, Dark, questa tecnica è per te. Dato che Jude ora può usare il pinguino imperatore numero Trua, direi di cominciare con la partita vera e propria. Eccolo qua, al volo. Vai. Ci siamo. Pronti per la tecnica Pinguino Imperatore numero 3.
Fagliela vedere, Jude! Bello! Vai! È come se scendesse dalla globosfera ed entrasse in campo con la potenza che solo un pinguino ha. Quella di stringersi talmente appiccicati l'uni agli altri che 27 riempirebbero una tinozza, una vasca da bagno. Sì, National Geographic insegna tante cose. Praticamente che 27 pinguini imperatore possono stare insieme nella vasca, in una vasca da bagno. E sì, pinguino imperatore è un animale, non è una tecnica di calcio. Oltre a quello, ovviamente. Oh, che tecnica hai? Scudo barbarico, 53 punti tecnica? Nani? Calcio stordente invece... Cavolo, farà più forte lui? E quanto fisico c'ha? Quanta grinta, quanto fisico! Lancio di meteore. Ma, vabbè. Non è che ce ne fosse un grande bisogno, Andiamo un po'. Angelo! Flash fotonico? No, dai! Va bene che flash fotonico è... foresta? Tu, almeno tu, blocco acrobatico, dai! Almeno tu, dai! Passiamo la palla a lui, ok. No, no, bloccato Caleb! Scivolata, abbiamo la scivolata con Caleb, ma... sinceramente preferivo... qualcosa di più forte, anche se... ne ho tre tecniche apprese da lui. Wow! Ah, nell'anime invece ha la vera illusione, non l'evoluzione 2. Ragazzi, siete in campo, giocate. Grande turbine. Beh, grande turbine penso sia vento, quindi sì, non riceve il bonus. Devo andare con... no, con nulla, perché non fanno gol, non passano. Martello del Colosso! Mi piacciono le tecniche che fermano la palla e non che la mandano in fuorigioco o che la respingono. Vai Caleb, pensaci tu. Caleb, pensaci un po' tu. E vabbè allora. Se Red Ark si compra l'arbitro, io non è che posso fare qualcosa, No, dai. Cioè, già non ce l'ho più neanche per fare un altro pinguino imperatore, dai. Però così non vabbè. Speriamo di far gol con un calcio gemello. Oh, grande! Non credevo! Goal! Forza, continuiamo così! Non credevo ce la facesse! Grande! Grande! Ah, questa serie di Jude è forte, ha capito tutte le sue tecniche alla perfezione. Ti diverte a capire le tecniche di Jude? Davvero ti accontenti di questo? Non ti piacerebbe invece giocare a modo tuo? Che gusto c'è a far finta di essere qualcun altro? Non vedi che Mr. D ti sta solo manipolando? Svegliati! Ti ho sempre ammirato, Paolo Bianchi. La meteora bianca dell'Italia. Tutti quelli che giocano a calcio e sognano di partecipare un giorno a Football Frontier International. Ma per noi sarebbe rimasto un bel sogno impossibile da realizzare se non fosse arrivato il comandante. Il comandante ci ha dato poteri inimmaginabili e ha fatto diventare un giocatore perfetto. Non avete speranze contro di me. Non esiste giocatore perfetto.
Avrai sempre bisogno dei tuoi compagni e tutti devono metterci il cuore e l'anima. Se pensi di essere già perfetto, come puoi pensare di migliorarti? Basta! Come osi parlarmi in questo modo? La mia prestazione nel secondo tempo vi lascerà di stucco, ve lo garantisco. Cos'è successo? Giulio, perché ti sei fermato all'improvviso? Che ti succede? Non ho niente. Sto bene. Forza, diamoci da fare. Riuscirà a usare la forza che gli ho dato? Io spero di no, veramente. Spero seriamente di no, perché ho paura. Ok, con Jude posso usare un'altra volta l'imperatore. A posto, sto bene così. Ho ricaricato Mark, anche se ha solo usato una volta il martello, ma lo voglio carico al massimo per non avere problemi. Calcio stordente. Ora che Jude è al massimo, potrei fare un altro pinguino imperatore numero 3. E devo riuscirci. Devo riuscirci. Assolutamente. A meno male, un fallo anche a noi. Io direi che... Ah, quarzo, ora ne è un altro, ne è. Non è quello, non è proprio il portiere di prima. Io direi che ora la vittoria si sigla con questo gol. Senti, perché se calcio gemello sorpassa la super barriera di forza, credo che possa farcela un pinguino imperatore numero 3 a superare una barriera di forza classica. Dai, scudo barbarico, oh, fammelo di sto scudo barbarico. Ma quella è la maschera di Maggiora. Ah, ma lui... Oh, va, infatti dico, ma... È un giocatore mio dell'avversario, è un giocatore dell'avversario. Dai! Fagli una scivolata, rompigli le gambe! Cavolo, ammaccagli gli stinchi! Strappagli le budella! No, le budella non si può fare. A calcio no. Non si può fare a calcio una cosa del genere. Però le entrate un po' violente le fanno i giocatori. Tipo quando entrano col piede a martello. Lì davvero è da denuncia. Hai finito il tuo furore? È finito, io ora attivo il mio. Certo che diavolo, è un centrocampista e non ha tecniche offensive. O meglio, di tiro. Ma... Lui neanche. Vabbè, lui un difensore non c'entra niente. È più normale che un difensore non abbia tecniche di tiro. Ora ce la facciamo, sì! Vai, calcio normale. Oh, sotto le gambette? Sì. Via, spazzala via. Doppio tocco. Il doppio tocco fallisce. Clone difensivo. Oh yeah. È finita, ragazzi, è finita! Vinciamo con classe? E i vincitori siamo noi! No, non possiamo perdere adesso, non esiste! Beh, almeno loro sono... Caleb e David, ok, ma David non lo userò. Quindi, mi cambia poco. L'ho usato, però non stavolta. Com'è possibile? Sono un giocatore perfetto, come ho fatto a perdere?
Sei patetico. Dov'è finita tutta la tua forza? I tuoi sporchi giochetti sono finiti. No, non ci posso credere, non può finire così. Dammi il pallone, dov'è? Cosa? Non riesci a vedere? Che strano fenomeno. Sembra che tuo corpo abbia rigettato il trattamento. Questo programma avrebbe dovuto conferirti una forza superiore a quella di Jude Sharp, ma tu non riesci a sostenerla. Accidenti a te, Dark! No, comandante! Posso farcela, è una promessa! Sparisci. I perdenti come te non devono esistere. Comandante, per favore, no! Giulio, è finita. La forza che ci è stata data era troppo per noi. Dobbiamo ritornare a essere quelli che eravamo prima, quando contava solo giocare a calcio. Mi sento così. Giulio, facciamo un'altra partita, ma questa volta giocheremo senza trucchi, saremo noi stessi. Grazie, Jude. Alla fine sono tutti quanti amiconi. E Giulio Acuto è un gran giocatore, molto forte. Quasi quasi. No, forse lo prendo negli ogre. Quando farò quella piccola parte di Let's Play degli ogre. Mr. D, ce l'aveva promesso. Aveva detto che se avessimo vinto avremmo rappresentato l'Italia. Come volete, ma ricordatevi che io resto il vostro allenatore. Vi do l'opportunità di essere migliori e di realizzare la mia visione del calcio. Non è consentito perdere, intesi? Ehi, un momento! Paolo, ho delle notizie terribili! Ciao Giorgio, sei tornato! Paolo, abbiamo appena ricevuto una chiamata. La partita tra Giappone e Argentina è stata anticipata oggi. Potrebbe iniziare da un momento all'altro. Cosa? Non è finita qui, insomma, Japan, ve l'assicuro. È matto. Io che pensavo che Redark non potesse scendere più in basso di così. Sbrigati, Mark. Conosco una scorciatoia per lo stadio. E ti pareva. Ehi, che musichetta. Ehi, chi siete voi? Fateci passare. Voi. Caleb. No, non riusciremo mai ad arrivare in tempo. Non possiamo lasciare gli altri da soli. Qualche ora prima. Non posso credere che la partita sia stata spostata oggi. Mark e gli altri non sono ancora tornati. Che cosa facciamo, Nathan? Il traghetto sta per partire. Dobbiamo andare, non abbiamo scelta, ma sono sicuro che Mark e gli altri riusciranno ad arrivare in tempo. Ah, Nathan è più anziano del team. Beh, in realtà no. Da quando ha lasciato la squadra nel 2 non è proprio più anziano. Non possiamo fare altro, vero? Non possiamo di certo tirarci indietro. Il capitano in genere va assegnato per anzianità. E Jack... Forse è l'unico Jack che davvero è più anziano là in mezzo. Non ci resta che giocare questa partita senza allenatori e senza il nostro capitano. Sono preoccupata per Mark e gli altri, spero che stiano bene. Tranquilla, Cammy, stanno bene. Mark e i giocatori che sono con lui non possono unirsi alla partita per ora. Crea una squadra composta da altri giocatori degli Lazma Japan. Ok, quindi ora possiamo andare all'Argentina. Ma mettiamo davanti Axel, perché Axel lo sa lui perché. Possiamo andare ad affrontare l'Argentina, ma io direi che per questo video è tutto. Nel prossimo affronteremo appunto l'Argentina, vincendo sicuramente, o almeno ci provo. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video, che spero vi sia piaciuto. In descrizione come sempre vi ricordo i link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!